Inizio preparando il lievitino. Faccio sciogliere in 80 ml di acqua tiepida 6 g di lievito di birra fresco. Unisco il composto a 100 g di farina 00. Ottengo un impasto morbido e appiccicoso. Copro con la pellicola da cucina, lascio lievitare in un posto caldo fino al raddoppio. Trascorso il tempo necessario, preparo l'impasto per i taralli. In una ciotola capiente metto 400 g di farina 00, un cucchiaino di zucchero e a seguire un cucchiaino di miele, 15 g di sale, 2 cucchiaini di pepe nero macinato, 150 g di mandorle tritate con la buccia, 200 g di strutto. E per finire il lievitino. E 100 ml di acqua a temperatura ambiente. Impasto con le mani e ottengo un panetto omogeneo. Dividi in pezzi di circa 45 grammi. Ogni pezzo realizza una corda lunga circa 30 cm. Attorciglio le due corde tra di loro e chiudo a cerchio. Decoro con delle mandorle con la buccia che fuoriescono dall'impasto. Ho posizionato i taralli sulla teglia da forno coperta con carta forno. Lascio lievitare in un luogo tiepido per circa 2 ore. Trascorso il tempo necessario, in forno già caldo e statico a 180 gradi per circa 50 minuti. I taralli, sugna e pepe sono pronti per essere gustati. Che profumino! Vi garantisco che il sapore è fantastico, sono davvero irresistibili. Miei cari amici, provateli e naturalmente fatemi sapere. Buona Pasqua!